Siamo con Ferruccio Petrarchin, fa parte dell'azienda Mazzoni, che ci spiega come sta andando il tutto, il processo di Dolce Passione, l'anguria buonissima. Noi siamo in un'azienda, Gualdo, l'azienda è un nostro conferente che si chiama Sovrani Gabriele. Per noi sta coltivando circa 4 ettari di superficie di angurie, fra cui anche l'anguria Giotto, che fa parte del marchio Dolce Passione, che è la varietà utilizzata per il marchio Dolce Passione. In questa azienda abbiamo trapiantato le piante ai primi del mese di aprile, siamo in raccolta con un'altra varietà che è un po' più precoce, ma siamo un po' in ritardo per via dell'andamento stagionale. Infatti a fine maggio, verso metà maggio, quando abbiamo scoperto, poi abbiamo preso anche la grandine. Per questo motivo siamo nel campo e ancora il campo non è pronto per la raccolta, anche se qualche avvisaglia ce la sta dando. Mi sembra, da quello che ho visto, che sulle piante la produzione è abbastanza buona. Nei prossimi giorni ci metteremo a raccogliere il prodotto, dopodiché lo porteremo a magazzino dove lo lavoreremo sia per il mercato estero che per il mercato interno. Perfetto, e così gli italiani potranno mangiare la buonissima anguria Dolce Passione. E così gli italiani potranno approfittare di questo buonissimo prodotto. Rispetto alla coltivazione, con questi cambiamenti meteorologici, abbiamo dovuto da qualche anno sopperire all'eccesso di acqua che in questi anni ci sta tartassando, baulando il terreno. Infatti, se vedete, noi abbiamo la faccia matura e, se ci fate caso, il terreno che è sotto è un po' più alto rispetto al piano terra. Questo per evitare, nel momento in cui abbiamo un eccesso di pioggia, l'asfissia alle piante, soprattutto nel momento in cui siamo in raccolta, perché le piante, nel momento in cui sono in raccolta, se hanno problemi di acqua, muoiono per via del peso che devono sopportare. Questo è intorno ai 20-25 ettari. È un'azienda questa che fa frutta, mele, pere, fa pomodoro da industria, e con noi da ormai da una vita lavora con noi nell'ambito dell'anguria. Vendete totale o vendete ricomero? No, vendete totale. Ah, ok, perfetto. E poi è produttore dell'aglio, famoso aglio di Bordiera IGP.